devo ammetterlo, quando ho acquistato Commander 2018 non gli ho dato tante speranze. Non sono un grande fan dei Planeswalker come comandante e diciamo che ho scelto Lord Wingrace solo per il fanatismo dei colori di Jund e per i due Hydra che c'erano dentro per la mia collezione. Beh, non avrei mai immaginato che questa carta mi portasse alla creazione di uno dei commander più belli della mia vita. Bella ragazzi, qui Omega Migration Channel e ben ritrovati qui con noi come sempre. Quest'oggi andiamo a vedere la deck tech della mia mod sul Commander Lord Wingrace. Per chiudere il nostro cerchio sulle mod di questi Commander 2018, una fatta da Moxie su Estrid e l'altra fatta da me su Wingrace, vi invito ragazzi a lasciare un bel like perché in questo video vedrete un mazzo degno di nota, delle carte strafighe e delle meccaniche da paura. Allora ragazzi, veniamo al dunque. Avete messo like? Bene, 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 bravi, bravi, bravi. Abbiamo qui Lord Wingrace, il comandante di questo stupendo mazzo, costo 5, colore di Jund, entra con 5 più 2, scartiamo una carta, poi peschiamo una carta. Se è una carta terra, peschiamo 2. Meno 3, rimettiamo 2 lande dal cimitero, meno 11, spacchiamo fino a 6 permanenti, mettiamo 6 gatti con pasta foreste. Naturalmente spero possiate capire già da qui l'importanza della meccanica landfall o comunque di cose simili. Ed è proprio per questo che questo mazzo gioca alla bellezza di 42 lande, signori, 42. Andiamo a vedere un po' di cose carine. Come terre base ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di cui 5 foreste. Vorrei farvi notare la mia di Alfa e quella che mi ha artworkato il mio amico Bocca. Oddio, soft porn, oddio, oddio. Censuriamo. 2 montagne e 2 paludi. Abbiamo poi 4 fetch barra pseudo fetch, che sono le 3 fetch canoniche, diciamo, più il panorama di Jund, che comunque va a prenderci una terra base. E passiamo alle terre prendibili di fetch. Abbiamo le 3 dual dei colori giusti, naturalmente le 3 shock, 2 cycle land doppie e una Cinderglade. Importantissime ragazzi le bounce land, tutte quelle terre che danno doppio mana e quando entrano in campo dobbiamo balzare una terra che controlliamo. Abbiamo poi 2 cycle land di colore singolo, verde e nera, 4 animabili, la treetop, il pantano sibilante, le alture e la Ravine naturalmente, 2 terre filtro. Come spacca terre giochiamo naturalmente Strip Mine e la mia Wasteland artworkata, guardate quanto è figa, naturalmente torre di comando che da qualsiasi mana, giardino di Kalni che ci fa fare pedina a costo 0, l'acquitrino per esiliare un cimitero, Valakut per fare la combo di scapeshift, tomba antica per prendere 2 mana tranquilli tranquilli, Urborg più Cabal Coffers per avere una quantità di mana paurosa, no? Reparto artefatti decisamente stranizzito, ne giochiamo 2. Guardate, poverini, un Soaring e un Crogiolo dei Mondi, poveretti, poveretti, poveretti. E ora passiamo ai Planeswalker, che invece sono abbastanza interessanti, sono 4. Abbiamo questa Chandra a costo 6 che non mi ricorderò mai come si chiama, col più 1 mette pedine 3-1 con rapidità. Con lo 0 scartiamo la mano e peschiamo lo stesso numero delle carte scartate, più 1. Meno X svrattiamo, facciamo danni pari all'X che abbiamo scelto. Naturalmente Liliana Vess, più 1 fa scartare un giocatore, meno 2 fa Vampiric Tutor e meno 8 rimettiamo in campo tutte le creature da tutti i cimiteri e chi più ne ha più ne metta. Angrath l'ho inserito da poco ma lo amo anche solo per il meno 3, a parte che comunque col più 1 ogni avversario scarta una carta e perde 2, in multiplayer è già una cosa bellissima. Meno 3, prendiamo il controllo di una creatura fino a fine turno, la stappiamo a rapidità e se a costo 3 o inferiore la sacrifichiamo a fine turno, quindi gliela togliamo pure. Miss Vital Force essenzialmente la uso solo per il meno 3. Instant anche qua non ne abbiamo in modo esagerato. Constant Mist praticamente fa nebbia solo col buyback, ovvero se sacrifichiamo una terra quando la lanciamo possiamo riprendercela in mano. Affinità naturale, fino a fine turno tutte le terre nostre e dei nostri avversari diventano 2-2 e sono ancora terre. Come rimozione carina carina abbiamo Giudizio di Wingrace, altra carta regalata dal bellissimo Commander 2018 e una delle poche carte sopravvissute al mio smistaggio. Scegli un qualsiasi numero di avversari, per ognuno di essi distruggo un permanente non terra controllato da quel giocatore. Fortissima questa carta, da non sottovalutare anche in 1 contro 1. Passiamo ora a un leggero reparto di pompaggio delle lande. Reami mai esplorati fa la stessa cosa di Gift Ungiven ma lo fa con le terre. Crop Rotation costa 1, sacchiamo una terra, passiamo in rassegna il grimorio per una terra e la mettiamo in campo senza limitazioni. Arrow costo 3, sacrifichiamo una terra quando la lanciamo, mettiamo in gioco 2 terre base dal mazzo, stappate, non ci sono limitazioni nemmeno qui. E come ultimo instant abbiamo un Coleraan Command che è sempre 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 utile, sappiamo quanto gli artefatti siano importanti in Commander e quindi anche solo il terzo effetto è
giustificabile. 4 incantesimi, pochi ma buoni. Tutte le nostre terre hanno qualsiasi tipo di terra base in aggiunta ai loro altri tipi. Mending of Dominaria, sicuramente molti di voi la conosceranno meglio di me, soprattutto se hanno giocato o giocano standard. E come classico abbiamo l'Exploration, che ci fa giocare una terra addizionale, e la Burgeoning, che ci fa mettere in campo una terra ogni qualvolta un avversario gioca una terra. Robe classiche classiche e ovviamente inevitabili. Il reparto Sorcery è decisamente decisamente più ampio. Partiamo anche qui con un immancabile Demonic Tutor. Ho messo un solo tutore, ma di solito mi basta. La leggendaria Via dell'Argilla, una delle carte che muove Dredge, è sinergicissima, non so se esista come termine, con questo mazzo. Per quanto riguarda i modi per rampare le lande, abbiamo naturalmente un Lungo Sguardo, carta base di ogni Commander col verde. Tentazione alla Scoperta è una delle carte più cringe che esista, secondo me, in Commander, soprattutto se in multiplayer. Noi cerchiamo una terra qualsiasi e la mettiamo in campo. Ogni avversario può fare la stessa cosa, ma per ogni avversario che lo fa, noi la rifacciamo. Quindi due avversari lo fanno, bene, noi andremo a prenderci tre terre in totale. Ve gusta, direi? Sì, ve gusta tutti. Ed eccovi lo Scapeshift. Naturalmente avete visto prima la Valakut, quindi conoscete già una delle possibili combo di questo mazzo. Sky Shroud Claim. Semplicemente andiamo a prendere due foreste e le mettiamo in campo. Facile, facile. Questa è una bomba. Costo 4, rimettiamo sul campo di battaglia tappate tutte le carte terra dal nostro cimitero. E andiamo qualche utility. Risveglio Silvano come l'instant che abbiamo visto prima, molto molto simile. Fino al prossimo turno tutte le terre che noi controlliamo, stavolta non anche quelle del nostro avversario, diventano dei 2-2 con raggiungere e indistruttibile e rapidità. Possibile chiusura, ricordatevela. Natural Order, perché è sempre un'ottima carta col verde. Sacchiamo una creatura verde, cerchiamo nel nostro grimorio una creatura verde e la mettiamo in campo. Come rimozioni globali non ho voluto esagerare, ho semplicemente messo una Toxic Deluge. Costo 3, quando la lanciamo paghiamo X punti vita, tutte le creature prendono -X. E un Fogo Grego, olè! Non mi ricordo come si chiama in italiano, solo che il negozio ce l'aveva in questa lingua e l'ho preso in questa lingua brutta brutta. Comunque questa bella carta dice che ogni giocatore sacrifica 4 terre e poi vengono fatti 4 danni a ogni creatura. E l'art lo amo. Ed eccoci al reparto che io chiamo chiusura inaspettata. Perché queste sono le carte che andremo a lanciare quando avremo fatto 50 mana, 20 mana, 30 mana, quando avremo fatto tanto tanto mana, il più possibile, e l'avversario se le beccherà in faccia e non potrà farci nulla, a meno che non abbia counter, ma questo non è valido per una situazione. Genesis Wave. Immaginatevi una Genesis Wave a 17-18, guardiamo le prime 17 carte per dire, e tutti i permanenti con costo 17 o meno li mettiamo in campo? GG mate. Questa carta è interessantissima perché è uno spacchino, anche per una creatura medio-grossa, perché comunque fa 4 danni a una creatura bersaglio quando ce l'abbiamo in mano, mentre con Aftermath, quindi lanciandola dal cimitero, ogni avversario perde X punti vita, quindi qua rimozione, qua uccisione, fantastica. Naturalmente le ho tutte pimpate queste carte, le ho tutte foil, perché boh, è bello vedere proprio la faccia degli avversari quando se le beccano addosso. Vi ricordate la partita contro Moxie l'altra volta con quella Torment? Ecco, non avete visto la faccia, ma ve la siete persa. Clan Defiance, scegliamo uno o più, facciamo X danni a una creatura con volare, X danni a una creatura senza volare, X danni a un giocatore. Naturalmente appunto possiamo scegliere tutte e tre, uno solo o solo due, lanciatela al momento giusto. Rakdos Return, questa carta mi piace un casino da quando ho provato a fare un Tron rosso e nero. Facciamo X danni a un avversario e quel giocatore scarta X carte. Questa carta si può fare anche con una X bassa, serve per lo più appunto per pulirgli la mano, magari dopo una serie di pescate, no? Noi gli chiudiamo tutto con questa. In caso di mazzi counterosi abbiamo ovviamente la Banefire, la nostra palla di fuoco che diventa incontrabile con una X di 5 o superiore. E andiamo alle due carte più cattive, soprattutto sottolineo che noi giochiamo spesso multiplayer, se non quasi sempre multiplayer, soprattutto in queste situazioni. Exsanguinate, costo doppio nero e X, ogni avversario perde X punti vita, noi guadagniamo tanti punti vita pari a quelli persi in questo modo. Abbiamo fatto una X a 8, abbiamo 4 avversari, 8, 16, 24, 32, abbiamo fatto 8 danni a ogni avversario e noi abbiamo guadagnato 32 punti vita. Mentre la Torment of Hellfire è una delle carte più stronze che esistano a questo mondo, ripeto, soprattutto in multiplayer, sempre costo doppio nero più X. Ripetiamo il procedimento X volte, ogni avversario o perde 3 punti vita, o scarta una carta, o sacrifica un permanente non terra. Ragionate su quando farla, io l'altra volta ho pensato bene prima di farla nella partita, ho calcolato che Moxie avesse in mano e come permanente
avanti non terra poche carte di modo da obbligarla a perdere 3 punti vita e shottarla. Ed eccoci al bellissimo reparto creature che ho ordinato per costo di mana, quindi partiremo col costo di mana più basso e andremo al più alto, poi vedremo qualche combo. Costo 1, guardiano silvestre 1-1, sacchiamo una terra, una creatura bersaglio che controlliamo a hexproof fino a fine turno. Lotus Cobra spero lo conoscete tutti. Sylvan Advocate, costo 2 cautela 2-3, se controlliamo 6 o più terre prende più 2-2. Eternal Witness, vabbè, la conoscete tutti. Azusa, anche lei dovreste conoscerla tutti, comunque fa giocare fino a 2 terre addizionali ogni turno. Abbiamo poi la Nissa che si flippa quando abbiamo in campo 7 o più terre, e una volta flippata questa sì che è una bella bomba. Dissotteratrice di Ramunap per giocare carte terra dal nostro cimitero, quindi è un crogiolo dei mondi in più. La Corsia di Crufix è una delle carte base di questo mazzo, quindi subito quando io vi ho detto tante terre voi dovevate pensare a questa carta. Giochiamo con la prima rivelata, ogni volta che giochiamo una terra guadagniamo un punto vita e possiamo giocare la prima carta del Grimorio se è una carta terra. Tearless Tracker, costo 3, questa carta hanno provato a giocarla in Jund, c'è gente che prova ancora a giocarla, a me sinceramente piace 0, però è un peschino in più, ogni volta che entro una terra mettiamo un clou, quindi un artefatto che pagando 2 e saccandolo ci fa pescare una carta, ogni volta che sacchiamo un clou ottiene un segnalino più 1 più 1. Oracolo di Muldaia, sta carta sta a un po', ma l'ho preso foil perché ne vale la pena. Costo 4, 2-2, possiamo giocare una terra addizionale, giochiamo con la prima del Grimorio rivelata, se è una terra possiamo giocarla, e anche l'immagine è bellissima. World Shaper, costo 4 per una delle bombe più belle del mazzo, 3-3, ogni volta che attacca, ogni volta che dichiara un attacco, ogni volta che fa pan attacco, maciniamo le prime 3 carte del nostro mazzo. Quando schiatta mettiamo tutte le carte terra dal nostro cimitero sul campo di battaglia tappate. E questa è una carta che dedico ad alcuni miei amici che la amano. Il mostro di Githrog, bello, bellissimo. Guardate, fissate il suo occhio e il braccio mangia, bellissimo ragazzi. Costo 5-6-6, tocco letale all'inizio del mantenimento, dobbiamo sacrificarlo a meno che non sacrifichiamo una terra. Possiamo giocare una terra addizionale in ognuno dei nostri turni. Una volta che una terra viene messa nel nostro cimitero peschiamo una carta da qualsiasi zona, attenzione, quindi anche scartandola con Wingrace. Stupendo, è una delle carte più belle stampate negli ultimi anni secondo me. Bomba Obnixil Siccaduto, costo 5-3-3, terraferma, ogni volta che una terra entra nel campo di battaglia sotto il nostro controllo facciamo perdere 3 punti vita a un avversario e lui prende 3 segnalini più 1 più 1. Non avete idea di quanto faccia male questo coso in determinate situazioni. Titania 5-3, creatura leggendaria, costo 5, doppio verde, anche abbastanza sexina. Quando entra in campo di battaglia rimettiamo una terra dal cimitero in campo, quando una terra che controlliamo viene messa al cimitero mettiamo un elementale 5-3, ottima da sfruttare con le fetch. Multani, altra bomba atomica, una delle creature che sicuramente già di suo vi diventerà più grossa, costo 6, raggiungere e travolgere prende più 1 più 1 per ogni terra che controlliamo e ogni terra nel nostro cimitero, possiamo pagare 2 e riprenderci due terre in mano per riprendercelo in mano dal cimitero. Balot Infuriati, beh, la base del terraferma signori, ogni volta che una terra mettiamo una bestia 4-4 e loro sono dei 6-6 travolgere. Wurm del massacro, scusate la lingua brutta, scusate, costo 6, triplo nero 6-5, abbastanza difficile da castare ma di solito ce la si fa allegramente. Quando entra nel campo di battaglia tutte le creature controllate dai nostri avversari prendono -2/-2 fino a fine turno, ogni volta che una creatura che un avversario controlla viene messa al cimitero quel giocatore perde 2 punti vita. Omnat, l'Irlocus, costo 7, doppio verde, doppio rosso, 5-5, terraferma, quando entra una terra mettiamo un 5-5 elementale rosso-verde e quando lui o un altro elementale muoiono facciamo 3 danni a una creatura o un giocatore bersaglio. World Shaper, altra bomba da commander, questa carta andrebbe giocata in tutti i commander col verde. 5-7 a costo 7 con The Void, innanzitutto raggiunge e quando entra nel campo di battaglia spacchiamo un incantesimo, un artefatto o una terra, inoltre pagando 3 di cui 1 in colore e saccando una terra lo possiamo riprendere in mano dal nostro cimitero facendo magari triggerare altri effetti. Vendicatore di Zendikar, costo 7-5-5, anche lei sopravvissuta al mio taglio al commander base, quando entra nel campo di battaglia mettiamo X pedine pianta 0-1 dove X è il numero di terra che controlliamo, ogni volta che una terra entra nel campo di battaglia mettiamo un segnalino +1/+1 su ogni pianta che controlliamo, delle radici che diventano dei treefolk, bellissimo. Borborygmos infuriato perché giochiamo una quantità di terre paurosa e possiamo provare ad andare a chiudere come in instant reanimator da modern, e naturalmente interessantissimo il Terastodon avendo anche a disposizione la natural order. Signori miei, andiamo a vedere qualche, ripeto,
qualche combo di questo mazzo, perché molte carte vanno in combo, quasi tutte le carte vanno in combo, comunque creano delle situazioni particolari. Andiamo a vedere le più importanti. Partiamo dal classico, ovvero una semplicissima Crogiolo dei Mondi o Dissotteratrice di Ramunap con Strip Mine e Wasteland, vuol dire magari spaccare due lande a turno ai nostri avversari. Naturalmente possiamo sfruttare queste due carte avendo una fetch al cimitero per avere sempre una landa sicura a ogni turno. Altra cosa carina viene prodotta avendo in campo Urborg o questo incantesimo che mi sfugge sempre di nome perché sono stupido e l'ho pimpato, e la Cabal Coffers. La Cabal Coffers tappiamo due e la tappiamo, prendiamo un mana nero per ogni palude che controlliamo. Grazie a queste due carte avremo tante paludi in campo. Facciamo il caso che noi abbiamo 8 terre in campo, tra cui loro due, ne tappiamo due e tappiamo lei e prendiamo 8 mana neri. Abbiamo ancora 5 terre stappate, possiamo arrivare tranquilli a 13. Avete capito come funziona? Sfruttatela per i costi di mana X. Titania è una creatura veramente sexy e utile, appunto per la cosa che ogni volta che una terra va al cimitero facciamo elementali. Quindi naturalmente qualsiasi cosa ci sacchi una terra come un Arrow può servire, ma le due carte che più ottimizzano questo procedimento sono sicuramente il Guardiano Silvestre e soprattutto la Constant Mists. Ovviamente vanno giocate a raffica quando siamo sicuri di essere in win condition, perché non vogliamo perdere delle terre per niente, ma nel caso debba succedere iniziamo a saccare terre dando hexproof a tutte le nostre creature piano piano o ad annullare ogni volta i danni. In questo modo andremo a spammare un numero di pedine X a nostra scelta che sicuramente shotterà il turno dopo l'avversario. Questa non credo di dovervela spiegare, se giocate Modern conoscerete il mazzo Scapeshift. Fare Scapeshift e Valakut più X montagne ad un buon punto della partita può portare alla vittoria istantanea. Mi raccomando, come vi dico sempre, non fossilizzatevi su una combo. La Scapeshift può essere utile in molte situazioni e vi ricordo che magari ci sono situazioni in cui avete poche montagne nel mazzo da calare con lei e quindi non fareste abbastanza danni per vincere. Quindi magari andate a ottimizzarla, al posto di andare a prendere Valakut andate a prendere delle terre a caso per attivare terraferma. E via dicendo, potrei fare mille esempi, ma lascio tutto alla vostra immaginazione. E a proposito di terraferma, naturalmente, creature come Balot, creature come il Vendicatore di Zendikar, Obnixilis e Omnath fanno già male quando vengono triggerate singolarmente per l'entrata di una singola terra. Quindi perché non sfruttarle con la Magnifica Rivendicazione o la Morte del World Shaper? Nel caso ne abbiate la possibilità, perché non dragare un pochettino pure, di modo da avere più terre possibili al cimitero? Anche l'entrata di una terra singola, come ho detto prima, non fa proprio bene al vostro avversario. Ma se riusciamo a ottimizzare le cose, a fare tutto di colpo, l'effetto sorpresa fa sempre la sua figura. Discorso sulla Natural Order è sempre il classico. Io ho inserito Terastodonte perché è sempre un buon pick, ma non dobbiamo limitarci a fare Natural Order su Lotus Cobra perché non ci serve più e fare Terastodonte. No, magari siamo in una situazione in cui ci servirà una bestia con terraferma come Omnath, come i Balot o come il Vendicatore. O anche solo, perché no, siamo nei casini, abbiamo bisogno di terra, abbiamo fetch al cimitero, andiamo a prendere Ramunap. Possiamo variare tantissimo, ma Terastodonte è sempre un ottimo pick perché andrà comunque a spaccare dei permanenti che non ci piacciono e a mettere pedine 3-3 al posto di quei permanenti. Inoltre è un 9-9 ed è una delle immagini più belle che Magic abbia mai visto. Una delle combo che più mi piace e che mi sono proprio studiato bene, la sinergia tra queste due semplicissime carte. Avete 9 mana? Bene, usateli per fare questo. Tutte le terre diventano creature 2-2, nostre e dei nostri avversari. Quando entra il World del Massacro, dà -2/-2 a tutte le creature dei nostri avversari. Bye bye Lance! Oltre al danno alla beffa, perché gli faremo perdere 2 punti vita per ogni creatura andata al cimitero. Bellissimo. Sapete qual è la cosa più bella ancora? Che Lord Wingrace è fondamentale, o comunque aiuta in ognuna di queste situazioni. Lord Wingrace serve a qualsiasi cosa in questo mazzo. Ci sono molti commander in cui lanciare il comandante non è così essenziale, anche in questo potrebbe rivelarsi non esserlo, ma se Lord Wingrace è in campo noi avremo tutto velocizzato. Alternando il +2 e il -3 andremo a fare una quantità di mana pazzesca. Col -3 triggeriamo il terraferma, col +2 mettiamo a terra il cimitero, quindi aiuta anche il -3, aiuta Titania. È bellissimo ragazzi, questo è uno dei comandanti più divertenti che io abbia mai visto. E detto questo, passiamo pure alle conclusioni. Bene ragazzi miei, cosa ne pensate? Commentate qua sotto. Io ve l'avevo detto che sarebbe stata una deck tech degna di nota. Le varie combo, le carte che hanno sinergia, bellissimo ragazzi, bellissimo. Ovviamente lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Seguiteci su Facebook, stiamo mettendo tanta bella roba sexy. E se volete donare è tutto ben accetto e vi ringraziamo. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima.